Carina Cascella cambia vita. Ecco cosa faccio lontana da pomeriggio 5. Pomeriggio 5. Carina Cascella cambia vita. Adesso sono un'imprenditrice. Come tutti sapranno bene, nella nuova edizione di Pomeriggio 5 è stata eliminata la parte inerente al talk show leggero con tutti i vari opinionisti. Tra i quali anche Carina Cascella. Ma cosa farà adesso quest'ultima? Non è rimasta per nulla con le mani in mano lontana da Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso. Difatti la popolare opinionista, in un'intervista rilasciata sull'ultimo numero di oggi del magazine Nuovo, ha confessato di aver aperto a Bergamo un ristorante insieme al suo compagno. Tutti sconsigliano di lavorare con il proprio compagno. Ma la cosa per fortuna non mi riguarda. Carina Cascella lontana da Pomeriggio 5 svela. Ecco che ruolo ricopro nel mio ristorante. Il giornalista del magazine Nuovo ha subito domandato a Carina Cascella qual è il suo ruolo nel ristorante. E l'ex opinionista di Pomeriggio 5, la quale ha attaccato Gianmaria Antinolfi. Ha rivelato che nel ristorante si occupa dell'accoglienza dei clienti e sta alla cassa. Aggiungendo però che nelle serate affollate non ha certo paura nello sporcarsi le mani, aiutando i camerieri. Sono sempre disponibile, qualche sera fa. Per esempio, sono stata in cucina a preparare polpette insieme con i nostri cuochi. Carina Cascella ha poi confessato che questa attività sta andando molto bene. Anche ben oltre le più rosee aspettative. Ci sono persone che partono addirittura dalla Calabria per venire a cenare nel mio ristorante. Carina Cascella pronta a tornare in TV? Lei, se dovesse arrivare la proposta giusta, direi di sì. Successivamente il giornalista del magazine Nuovo ha chiesto a Carina Cascella se presto tornerà in TV. E Carina Cascella, con la sua proverbiale schiettezza che l'ha sempre contraddistinta, ha risposto che qualora dovesse arrivare la proposta giusta direbbe subito sì. Mi piacerebbe fare l'opinionista in un programma di prima serata. Carina Cascella ha anche rivelato di credere di essere la persona adatta per mettere il giusto pepe in tante trasmissioni.